Stiamo andando verso una primavera che sembra quasi che ci diriga verso l'estate. Tu hai sempre detto che con l'estate si può stare tranquilli. Dunque, adesso, Covid può provocare ancora qualche problematica? Punto interrogativo. Secondo, c'è qualche cosa di influenza che però ti mette preoccupazione, ce la vuoi raccontare? Allora, il Covid non è scomparso, quindi il SARS-CoV-2, l'agente eziologico del Covid, non è scomparso, circola ancora, non era pensabile che dovesse scomparire improvvisamente dopo l'entità che questa pandemia ha Certo. avuto nel mondo. Tuttavia, i casi non sono più importanti, gravi, la mortalità è praticamente azzerata. La clinica anche, e quindi ci avviamo verso una fase in cui questo virus, molto probabilmente, come altri coronavirus, rimarrà nel nostro ambito, diventerà un virus stagionale, ci darà qualche problemino di infezione respiratoria acuta modesta, ma non sarà un virus preoccupante. Prevedi Questo una vaccinazione unica, scusami, fra ogni anno insieme a quella dell'influenza Ma io non oppure non saprei so. se può essere necessaria. Per gli altri quattro coronavirus umani che hanno circolato e che davano una infezione respiratoria, anche quelli, insomma, sostanzialmente un banale raffreddore, non si era previsto nessun tipo di vaccinazione e forse almeno alcuni di questi erano stati virus che ai loro tempi, quando erano arrivati al dare un'infezione umana lontanamente, adesso cominciano ad esserci dei dati, hanno dato una pandemia tanto violenta quanto quella di SARS-CoV-2. Ora si ricomincia a parlare di natura, di contatto con gli animali, per qualche cosa che voi state studiando, che avete stato evidenziando proprio in questi giorni, quindi sempre la natura che si ribella, ricordando un tuo libro di un paio di anni fa. Circa 6 o 7 anni fa, con il mio collega Giorgio Palù, abbiamo dato luogo a una piccola rivoluzione nelle società scientifiche virologiche italiane, in analogia a quello che era il sentimento anche di altre parti del mondo. Cioè, abbiamo unito, andando un po' controcorrente rispetto a quelli che erano i dettami precedenti, le società di virologia umana, veterinaria e ambientale. Questo perché già allora, quindi non era pre-Covid, era il 2017 quando questa operazione si è concretizzata, si era capito che un disequilibrio di uno dei tre elementi che compongono questo concetto di One Health, cioè salute globale, umana, animale e ambientale, poteva portare a uno squilibrio poi anche degli altri, e questo lo si è visto in vari ambiti. L'origine di queste epidemie è probabilmente lì, in una interfaccia uomo-animale-ambiente che non è stata controllata o addirittura in alcuni casi è stata pesantemente violata. Ma voi che cosa state monitorando in In questi questo momento sta momenti? prevalendo il concetto che va monitorata proprio questa situazione. Faccio un esempio pratico per rendere l'idea: un virus che era diffuso in Malesia in alcune specie di pipistrelli infettava normalmente il 4-5% dei pipistrelli della frutta presenti in Malesia. A un certo punto l'infezione in questi pipistrelli aumentò e superò il 50%. In quel momento, quel virus, presente in una specie in cui non dava una sintomatologia patologica, si diffuse ai maiali e all'uomo. Diede 600 casi nell'uomo, 300 morti, quindi 50% di mortalità, molto alta. Fortunatamente le autorità sanitarie malesi intervennero in maniera draconiana, credo che, se non ricordo male, era la fine del secolo scorso, del 1900, uccisero alcuni milioni di maiali per cercare di arginare questa epidemia, e
e l'epidemia fu bloccata. Ma ecco qual è il segnale di allarme che la virologia globalmente intesa deve dare quando c'è un pericolo di un'infezione che possa essere trasmessa all'uomo. Grazie Massimo Clemenza.